Presidente, oggi vengono presentati i risultati dell'Osservatorio sulle energie rinnovabili. Risulta che però il nostro paese è ancora un po' indietro, soprattutto sul fotovoltaico e anche l'Europa forse rispetto ad altri paesi extraeuropei. Come mai? Beh, diciamo che la crisi economica unita alla riduzione dei consumi ha rallentato questo processo in tutta l'Europa. La riduzione degli incentivi, quindi la riduzione anche delle opportunità per nuovi investimenti, hanno prodotto questa situazione. Quindi il tema è quello di rendere le energie rinnovabili sempre più valide dal punto di vista economico, il che vuol dire ricerca, investimenti. Significa anche diminuzione del costo energetico che pesa ancora molto sulla competitività delle nostre imprese, si dice che si dovrebbe ridurre di circa del 30%. No? Guarda, il costo energetico ha una prima cosa fondamentale che è l'efficienza energetica, dove si può risparmiare calcolando di aumentare l'efficienza del 23%, in 10 anni sarebbe un beneficio medio di mezzo punto di PIL all'anno. Il vero tema è un tema delle reti europee, un tema di operazione comune, di investimento comune in Europa per ridurre il costo dell'energia con una politica energetica comune. Questa è la vera debolezza dell'Europa.